Il percorso di formazione, di preparazione di, all'epoca del giovane Fra Pio da Pietrelcina, non è stato affatto facile. È stato segnato da molte difficoltà, soprattutto di natura fisica. E pensando a quello che poi Padre Pio è stato e diventato come sacerdote, ed è chiaro che chi ha creato queste difficoltà a Padre Pio era proprio il demonio, che non avrebbe mai voluto che Padre Pio fosse ordinato sacerdote e quindi avrebbe scombussolato tutti i suoi piani, tutti i piani di Barba Blu, come lo chiamava anche Padre Pio. Padre Pio dovette lasciare il convento per diverso tempo, perché l'aria nativa gli faceva bene. Pensate che più di una volta i medici hanno temuto per la sua salute e quindi ne dichiararono anche il termine di una vita piuttosto breve. Pensate che le sue febbri arrivavano anche oltre i 40, avere oltre 40. Ma stranamente Padre Pio quando entrava in convento si ammalava e poi quando andava a Pietrelcina stava meglio. Nella logica del poi e nella logica anche di una spiegazione del suo padre spirituale come padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, il fatto che Padre Pio abbia vissuto fuori dal convento per tanti anni era stata una prova per meglio formarlo, per meglio prepararlo al suo sacerdozio che possiamo definire senz'altro un sacerdozio crocifisso. Ebbe Padre Pio la dispensa dall'età, proprio perché i suoi superiori temevano per la sua salute, chiesero al Vaticano, alla Santa Sede, di dispensarlo dall'età, di anticipargli un po' l'ordinazione. Cosa che avvenne. E il 10 di agosto del 1910 Padre Pio viene finalmente ordinato sacerdote nella cattedrale, nel Duomo di Benevento, e chi ci va oggi c'è ancora questa cappella dove lui fu ordinato sacerdote, da Monsignor Paolo Schinosi, che era arcivescovo titolare di Marcianopoli, così come leggiamo nel testo che, come vi ho già anticipato, di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, lettera ai sacerdoti, testo che ci sta e ci accompagnerà in questa novena e anche per un po' dopo. E quindi in quel momento Padre Pio cosa sente dentro di sé? Ce lo chiediamo tutti. Cosa Padre Pio avverte nel suo cuore? Cosa Padre Pio sente da giovane sacerdote arrivato lì con enormi difficoltà? Cosa Padre Pio avverte dentro di sé? Ce lo spiegano i nostri due autori, ma noi ve lo diciamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!